se vuol levare l'erba, dietro. Danni, si può levare tutta la paglia? La paglia fuori, dietro. C'è una unghia. Nelle possibilità, sia per la qualità del film che per la serenità della troupe, tutto quello che volete, perché alle 8 di questa sera andiamo tutti a casa. Grazie. E se andiamo prima, non si allontà. E se andiamo prima delle 8? Possiamo andare a mangiare alla taverna, ragazzi. Tutto lì. Però faremo le 9. E lei Giustini che dice? Stasera alle 8 si il più presto possibile. A casa mia, con tanti di quei problemi. Adesso vi faccio vedere una truppa in vacanza. Sì. Guardate una truppa in vacanza. Qui c'è la signorina che sta in vacanza. La vedete? Eccola qua. Adesso vi faccio vedere una costumista in vacanza. Però la vacanza è quasi finita. Poi c'è un truccatore che si fuma la sigaretta. In vacanza pure lui, perché siccome ha lavorato poco. Io sono solo quello che fa pulizia la mattina presto. Qui c'è Agonia che legge il giornale. È venuta Alice? E il marito? No, questo di no. E se vengono? Ma vai a Parma! Ma tra il gomito e il gomito? Tra gomito e gomito. Tra gomito e gomito. Questa è l'inquadratura, come chiamiamo noi. Questa è la Claudia, che si occupa dei costumi degli stracciveglioli. Riparto gli stracciveglioli. Come potrebbe essere? Sì. Mi si riprende. Quello che si vede scoperta? Quello che si vede con la camicia? Allora. Ci accompagnano, perché non è? Eccolo, è arrivato. 69, 1 seconda. Azione. E questo che serve? La pasta alla chitarra. E tu la sai fare? Ma tutti la sanno fare. Tua madre non la faceva. Forse. Non mi ricordo. Dovevi bene tua madre? Eh? Non so, è troppo più. Dopo però mi via. Ed è morta. Che mi ha lasciato solo con il mio. Chissà se mio padre si è messo bene. Stop! La prima buona, ne facciamo subito un'altra. Fammi ritirare la faccia. Che cavolo, lo riprendo. Vabbè, faccio finta che non ti vedo. Carlo, fa l'indifferenza. Fa l'indifferenza, Carlo. Fai finta di niente. Fai che finta. Tu sai le guanciotte morte. Che belle, sì. Cazzo, ci tutte le mani in testa, stanno per culo. Rifaglielo, che non si è visto. No, allora è una malattia perché appaglio lì. Guarda che c'è una seconda misura abbondante. Oggi mia moglie si è comportata. Ha avuto il coraggio di prendere una puntura, togliere la nafta dalla sua macchina e metterla nel motorino di mia figlia. Cioè, perché si aspettava che fosse di te? No, la nafta. Ah, fate bene. Ho capito. Ma se prendo la pompa, me la metto nel culo. Che senso? Però sia chiaro, in senso biblico. Vi faccio un clistere alla nafta che non avete mai avuto.
meglio, dai. Non bestemmiamo, per favore! Qui poi fa. No, queste cose fatte con segreti, con studio già, e via. Non bestemmiamo, per favore, e poi dire. Lì. Ecco. Ma insegno una... La cosa che non mi fa. No, non bestemmiamo. No, io ho capito. Tu la sei arrivata fino a casa, perché non puoi più fare l'amore con me. Ma se non ti faccio schifo, dillo! Dillo apertamente! Per favore, non fregare. Non fregare. Lo sai che quello che dici non è vero. Non è vero! Ho fatto di tutto per assecondarti. Anche per non sentirmi dire che sono portato. Ecco! Eccolo! Perché tu non vuoi più fare le cure? Non vuoi più fare l'amore con me? Poi non vuoi neanche sentirti dire che non è. Tu hai bisogno di cure. Non attecchito neanche con l'inseminazione artificiale. Tu sei una pianta sterile, non dai frutti, tu... Andate via! Oh, ciao. Non mi serve. Allora. Dai. Adriana. Che sei, che c'è?
Dove ripartire dall'inizio? Andiamo!